Buonasera a tutti, buonasera agli iscrittori che ci stanno seguendo, siete in tanti e anche qui abbiamo persone anche in presenza. Cetta Petrollo che ha pensato sempre di organizzare questa rubrica dedicata all'economia della poesia, interverrà tra poco. Io a nome della FUIS saluto tutti. E cominciamo questo terzo incontro dedicato all'economia della poesia, dove interverranno sia in diretta che per videoconferenza le persone che vorranno esprimere i loro pareri e le loro idee. Io vorrei che ci orientassimo in questo incontro su alcuni argomenti che indico subito e vorrei anche alla fine fare una proposta. Vediamo se è possibile formularla alla fine secondo quelle che possono essere le risultanze di questo incontro. Gli argomenti, questa economia della poesia potrebbe essere articolata secondo tre settori di intervento. Il primo è quello che potrebbe essere dedicato agli autori, il poeta. Il secondo settore che è collegato con questo potrebbe essere quello dell'editore e del libro, e il terzo potrebbe essere quello del lettore. Cioè, così distinta, noi potremmo esaminare le varie situazioni che si dovessero determinare a ridosso appunto dell'autore, della qualità dell'autore, chi sono gli autori, se oggi la figura del poeta è una figura che riprende le tracce tradizionali e la fisionomia professionale del poeta, così come ce l'hanno consegnata nella tradizione, oppure se questa figura è assolutamente cambiata, modificata e ovviamente si deve attrezzare secondo le nuove modi e le nuove modalità con cui la poesia si può esercitare e si può esprimere. Va tenuto conto che, come sapete, gli scrittori soffrono tutti, sia quelli di poesia, di narrativa, di saggistica, soffrono delle difficoltà di reperire le sostanze per potersi mantenere per il lavoro di scrittori che fanno, a meno che non trovino un altro lavoro che sopperisce alla mancanza di proventi che possono provenire direttamente dalla produzione del libro che loro hanno creato. Questo per l'autore. Gli editori, ovviamente, in particolare in questo momento, sono sempre meno intenzionati a investire sulla poesia perché secondo loro la poesia non produce proventi, non produce guadagni e quindi cercano di sopperire a questa difficoltà di diffusione della poesia e della vendita del libro con supplenze che alla fine vanno a ricadere spesso a ridosso degli autori, poiché gli richiedono interventi economici di vario genere. Il lettore è la terza figura. Qual è il lettore? Chi è il lettore della poesia? Spesso e volentieri si sentono dire delle frasi per cui ci sono i poeti che non leggono nemmeno i loro colleghi. In realtà, invece, probabilmente il lettore primario, il lettore principale, il lettore più importante è sicuramente il collega poeta che trova consenso, diciamo, anche alla propria scrittura nelle scritture degli altri. E quindi questa è una fisionomia. Il lettore in questo caso non ha nemmeno il supporto dei lettori da spiaggia. Voi sapete che è entrata in vigore in un certo senso per quanto riguarda la narrativa questa figura nuova del lettore da spiaggia. A dire il vero, De Giovanni si ritiene appunto, lo dichiara lui stesso, scrittore da ombrellone e quindi perché i suoi romanzi vengono generalmente comprati e lui si attrezza perché possano entrare in libreria nei tempi giusti,
prima dell'estate, vengono comprati perché poi possano essere letti in spiaggia. Quindi scrittori da ombrelloni. Ovviamente a questo tipo di discorso ci sono tutta una serie di meccanismi esterni alla poesia, alla fin fine, tra cui i premi. I premi sembrerebbero che vadano a scegliere coloro che meritano attenzione più che altri per quanto riguarda la lettura, e in realtà poi invece questi premi vengono condizionati in un certo senso da scelte che spesso e volentieri poco riguardano la stessa scrittura del testo. Poi ci sono i premi che hanno un grande valore, quindi la situazione si modifica. Ma come sapete, in Italia ci sono intorno a 1800 premi che riguardano la poesia. Molti di questi non hanno alcun peso nell'ambito della qualità dei testi che vengono prodotti, però poi alla fine se sopravvivono significa che hanno qualche i consensi degli stessi scrittori. Va a capire se sono poeti o meno, però. L'ultima cosa a cui volevo accennare è una proposta che per me viene da un'esperienza spagnola di collegamento, che poi è anche un'esperienza che è stata fatta anche in Italia, ma non nella forma con cui è stata costruita la cosiddetta Biblioteca Naya, che oggi credo che sia giunta intorno a 2000 volumi che sono stati pubblicati. Ed è un meccanismo molto semplice di collegamento tra poeti, tra scrittori che poi portano avanti un loro collegamento per quanto riguarda la produzione dei propri testi e soprattutto per quanto riguarda la diffusione e la lettura dei testi stessi. Ovviamente, ultimo argomento sono le riviste di poesia. La FUIS, le riviste di poesia, le riviste di letteratura. La FUIS è collegata con le riviste più importanti che sono, che circolano al mondo, e soprattutto per quelle che riguardano l'ambito delle riviste di letteratura in lingua inglese, tra cui per esempio il New York Review of Book. Poi la rivista dei paesi latinoamericani tipo Chimera, oppure quella di lingua spagnola come El Viejo Topo, oppure la rivista importantissima francese L'IR, che è una rivista. Ovviamente queste riviste hanno qualità diversa da quelle che possono avere le riviste italiane, perché le riviste italiane sono costrette a un numero limitato di lettori, mentre invece, come si sa, per esempio L'IR può essere considerata dai 40 paesi francofoni e che quindi ha una diffusione molto forte, tant'è vero che è una rivista molto strutturata, con una redazione molto forte e che ovviamente permette che un'uscita mensile in maniera assolutamente consistente. Ve la consiglio perché quando voleste ricercare qualche idea in più nuova, tipo quello delle mode che vanno in giro, soprattutto nel mondo non italiano, per vedere che cosa si pubblica altrove, direi che per quanto riguarda il francese la rivista giusta è appunto questa L'IR. Mentre invece per quanto riguarda l'ambito anglosassone, il The New York Review of Book è sicuramente la rivista di maggiore interesse, soprattutto per quanto riguarda le nuove mode del poema universale e per quanto riguarda i grandi poemi che in questo momento vengono prodotti non poco in Italia e molto di più all'estero. Io, come introduzione a questo incontro, eccetera, direi che ho finito e lascerei la parola a Cetta Petrollo, che d'ora in poi conduce tutta la situazione di questa conferenza. Prego. Prego.
Allora, intanto grazie alla FUIS con la quale abbiamo un accordo di collaborazione da diversi anni e voglio ricordare che questo è il terzo seminario dedicato all'argomento e si concluderà il tutto con un convegno che si terrà qui in ottobre, mi sembra il 24 ottobre, il 22 ottobre, alla fine di ottobre 2022. Ci sarà un convegno in cui saranno invitati tutte le persone che hanno partecipato finora a questi seminari, che sono tanti, è più di una ventina di persone. E come mai mi venne quest'idea, che subito è stata accettata dalla FUIS e che vede la collaborazione anche del Centro Scritture e la collaborazione diretta di Marco Giovenale, che ha partecipato al primo degli incontri. Anzi, proprio la riunione di oggi è stata curata da Marco Giovenale e da me. L'idea mi venne perché un poeta mio amico, mi venne un giorno che vidi un poeta mio amico trascinarsi una enorme valigia piena di libri suoi che lui vendeva. E allora ho pensato, ma guarda un po', i poeti oramai diventano i distributori di loro stessi, oltre che i correttori di bozze di loro stessi, i venditori di loro stessi, gli uffici stampa di loro stessi. E quindi tutta una serie di lavori che prima venivano svolti dagli editori, dai circuiti della distribuzione commerciale, adesso, pensai, sono svolti direttamente dal poeta. Allora dico, c'è un problema economico a questo punto, no? Cioè, se trovo negli scaffali delle librerie, delle grandi librerie, solamente giocattoli, regali e libri e romanzi di successo, e se trovo pubblicati nei quotidiani solo poeti di un certo tipo, evidentemente c'è un problema che incide anche nell'economia, cioè nei circuiti, nei trasferimenti di cose, di beni, di idee, di prodotti, da un sistema all'altro, da un luogo a un altro. E allora ha detto, vediamo che cosa ne pensano librai, piccoli editori, poeti, narratori, cosa ne pensano coloro che producono i libri in proprio. E da lì abbiamo iniziato, abbiamo invitato moltissime persone, abbiamo invitato anche bibliotecari, piccoli editori, grandi editori, uffici stampa, insomma, abbiamo cercato di sondare un po' il terreno. Tutto questo come studio, seminario propedeutico ad un che cos'è questo rumore? Questo è, c'è qualcuno che ha il microfono aperto e dovrebbe Come chiuderlo. propedeutico ad un'analisi, forse a una serie di studi anche critici che si possono fare sull'argomento. Alcune relazioni di questi seminari sono state già pubblicate nella rivista Rosso Corpo Lingua e quindi invito anche questa volta i presenti a scrivere un breve testo, a mettere in lingua quello che diranno oggi a voce, perché poi gli interventi saranno pubblicati nel periodico Rosso Corpo Lingua. Allora, oggi ci sono due poetesse, poetessa si dice una volta, Elisa Davoglio e Lidia Riviello. Poi abbiamo da remoto, perché immaginavo venisse qui, mi sono resa conto invece che è da remoto, Carlo Sperduti, che è un libraio ed è anche un narratore, ed Elena Zuccaccia, che è una poeta, una poetessa e è anche una casa editrice. E più abbiamo appunto il nostro qui ospite, collaboratore, socio, il presidente Antonio Rossi, che sicuramente qualche cosa vorrà poi aggiungere. Elisa Davaglio ci parlerà di poesia e nuove economie, un fil rouge fra passato e possibile futuro. Lidia Riviello, che ora invito qui a parlare di poeti, pubblico ed economia. Carlo
Carlo Sperduti ed Elena Zuccaccia, che ecco si sono già collegati e che saluto e ringrazio, grazie per essere qui con noi, grazie mille, faranno una relazione, due interventi dal titolo Appunti contro l'uniformazione della proposta letteraria per un mercato librario sostenibile e parallelo alla grande distribuzione. Utopia o possibilità? Speriamo che sia una possibilità comunque. Allora, Lidia Riviello, se vuoi venire. Mentre Lidia Riviello ci raggiunge, vi dico che ci sono molte persone che stanno seguendo questa diretta e dovete tutti sapere che raggiungiamo sicuramente le 200-230 persone in diretta. Di solito questo è il numero che ci compete. Prego. Allora devo parlare del microfono? Sì, prego, sì, mettilo più direttamente, così, ok. Ecco qua. Allora, buonasera e intanto ringrazio molto Natale, Antonio Rossi e Maria Concetta Petrollo, che conosco da tantissimi anni. Sono particolarmente contenta, l'ho frequentata più a lungo in questi anni e Natale molto meno, ma in realtà negli anni ha un'origine affettiva e culturale insomma molto, molto significativa per me. È una figura di riferimento e che ha lasciato un segno nell'editoria, cioè, direi decisivo, proprio per l'idea anche già anticipatrice che aveva di capire che il lettore appunto di poesia si stava, ed è un po' quello che, scusate, in una brevissima sintesi farò perché ahimè ho un problema di lavoro quindi dovrò lasciarvi presto, la previsione di quello che sarebbe diventato il lettore di poesia, cioè già quello che poi chiamiamo e che Nanni Balestrini ha chiamato il pubblico della poesia, cioè il lettore che si sarebbe poi trasformato in pubblico, in sostenitore della poesia. La particolarità che come esperienza sia di poetessa e di figlia di poeta, la particolarità che ho sempre fin da appunto dall'inizio, dalle prime esperienze fatte con la poesia, con il mondo della poesia e di come si organizzava la gestione delle risorse, che prima che economiche per i poeti, almeno per la mia esperienza, era l'organizzazione di risorse proprio umane, no? Cioè prima che il problema del denaro, insomma quello che preoccupava sempre i poeti era come organizzare proprio la gestione stessa, la sussistenza stessa sia dell'essere poeta, dello scrivere e del come farsi conoscere e farsi leggere, era quello il primo problema. Quindi mi sono resa conto però dall'inizio di due particolarità della poesia, che la poesia ha avuto l'appoggio, il sostegno sempre di altri linguaggi, cioè di altri artisti, cioè è riuscita a vivere non di se stessa, cioè a vivere di se stessa nella misura in cui una comunità, perché questo è una comunità di, come si faceva accenno prima, di poeti, si sono aiutati fra loro, editori, poeti che facevano gli editori, critici che hanno sostenuto in tanti momenti anche i poeti, sappiamo, nei modi più anche fantasiosi, se vogliamo, ospitandoli e coinvolgendoli in situazioni, in contesti, in iniziative culturali che esulavano in maniera immediata da quella che era la poesia. Cioè il poeta è stato coinvolto da sempre per essere aiutato anche in altre situazioni. E solo così, con il contatto con altri artisti e con il contatto con altre figure, è riuscito anche a farsi non solo conoscere e leggere o ascoltare nel caso di eventi, di happening, ma anche proprio a sostenere economicamente. L'intelligenza della poesia, potremmo dire, è stata quella di quindi capire, secondo me, dei poeti, quella di capire nel tempo che da soli non si sarebbero potuti sostenere e quindi la collaborazione, la richiesta ad altri
di entrare in contatto con altre esperienze, è riuscita, secondo me, per la mia esperienza, a facilitare l'ingresso di piccole risorse che hanno poi alimentato e sostenuto appunto la possibilità dei libri o insomma delle serate che si organizzavano di poter essere appunto portati avanti a compimento. Ho esempi plateali, insomma, ne vorrei fare, esempi storici. Mi muovo su due brevissime, due esperienze, una storica ben definita, che è quella di celebre, iper raccontata e celebre per tutti, che è quella di Castel Porziano, cioè come si è potuta organizzare e sostenere economicamente un'esperienza come Castel Porziano, se non come raccontava il nostro Simone Carella, e non solo, attraverso la colletta, cioè attraverso quindi la comunità proprio che si stringeva e si aiutava, e che prendendo un po' non solo, come si diceva prima, dai poeti, ma anche in quel caso dai collettivi politici, da una serie di altri organismi che aiutarono i poeti a organizzare, ad avere proprio le risorse, oltre all'aiuto, che ovviamente il sostegno che dava l'allora assessorato nella figura di Renato Nicolini, ma poi mancavano proprio le possibilità di pagare gli ospiti dall'estero. Insomma, la grande colletta, chiamiamola così, è stata quella emblematica a Castel Porziano, che ha permesso che poi si potessero organizzare addirittura 3 serate con grande, grande clamore, grande successo, come sappiamo. Io fin dall'infanzia, perché poi un po' questa è la cosa, forse l'esperienza più autentica che posso portare, è la mia esperienza autobiografica, altrimenti divagherei in maniera abbastanza generica, dicendo cose che altri possono dire molto meglio di me. La mia esperienza è quella di avere visto proprio fin da bambina, per esempio mio padre, ma non solo, come si faceva riferimento prima, i poeti vendere per esempio la propria poesia. Nei modi più incredibili, più straordinari possibili. Sappiamo tutti e conosciamo tutti cosa facessero alcuni poeti da noi molto amati, come, non so, Valentino Zaichen, che andava alle cene e che chiedeva in cambio di una cena, di un buon piatto di pasta e di spaghetti agli olio e peperoncino, regalava una sua poesia. Quello è un caso ovviamente, ma in realtà effettivamente accadeva così. Cioè io sono testimone di, come Cetta, benissimo, di serate in cui davvero i poeti prestavano la loro poesia, ma questo davanti non solo ad altri artisti, ma davanti a imprenditori, davanti a mecenati di ogni tipo, davanti a politici. Cioè la vendita in prima persona, l'offerta in prima persona, che ha una radice, veramente un'origine ben lontana, di avere in cambio, se non del denaro, ma un qualcosa di in ritorno, cioè comunque in questo caso anche un buon piatto caldo, ma insomma, poter continuare, non morire, non estinguersi attraverso questa, appunto, io ti offro la mia, a volte anche improvvisazione. C'erano serate in cui venivano proprio improvvisate delle poesie. Poi c'erano, ovviamente, si venivano portati nelle serate gli oggetti, i libri, e quindi venivano poi venduti dagli stessi poeti, e anche lì inventando modi i più incredibili. Non era immediata la vendita, non era un comprare e vendere, c'era un comprare e vendere che spesso portava a delle collaborazioni, portava ad altre, no, la soluzione di altri tipi di collaborazioni. Cioè, io ti compro un tuo libro di poesia, però poi tu vieni, non so, a leggere nel mio spazio. Cioè, si è prodotto nel tempo un'economia, io direi, con più diramazioni, cioè molto complessa, molto articolata, no? Un'economia che si è sostenuta attraverso, spesso, appunto, l'intelligenza, l'inventiva dei poeti, prima di tutto, ma anche di editori, E appunto, il grave è che particolari. non se ne parlava, e il grave è che c'è e non se ne parli. Il grave è che è esistito, appunto, io avevo preso un appunto, per esempio, per quanto riguarda quella che è un fenomeno che forse Elisa D'Avoglio più tardi racconterà molto meglio di me,
e che riguarda per esempio l'importanza che hanno rappresentato le piccole realtà, come si dice oggi, locali. Cioè, io dico sempre, scherzando, ma non lo dico io, un luogo comune, in ogni buona famiglia italiana che si rispetti c'è almeno un poeta in famiglia, no? Si diceva una volta, una buona famiglia italiana c'è un poeta, come una famiglia media, c'è uno che scrive, no? Può essere il nipote, il cognato che tiene la poesia nel cassetto sotto il letto, che scrive, no, per l'occasione, non ha mai fatto leggere le sue poesie. Questo, da questa battuta, cosa voglio dire? Che in realtà poi da questa idea di famiglia, quindi di idea appunto che nella famiglia ci si dilettava a scrivere poesie, la nonna, la zia, il marito, il cognato. Questa idea poi si è riprodotta in quelle realtà appunto locali, cioè nei luoghi dove, quando appunto si è fatto riferimento ai premi prima, ma come si sono sostenute, per esempio, delle realtà locali, se non attraverso veramente la moglie dell'assessore che scriveva poesie, cioè il fatto della... Questo è interessante, cioè il fatto di avere la presenza comunque di un poeta o di qualcuno che scrive in un contesto, per esempio, come quello appunto di una realtà locale, di un, non so, che sta indicendo un premio, che sta organizzando un evento culturale. Portava poi a collegare il fatto che la moglie o il parente, insomma, scrivesse poesia alla produzione, attraverso il fatto che quella persona scrivesse poesia, alla produzione, per esempio, alla invenzione molto spesso dal nulla di un premio. Cioè si indicevano premi dal nulla perché la moglie o il cognato dell'assessore scrivevano poesie. Ovviamente questi sono degli eccessi, però voglio dire, c'è un mondo di grandissima inventiva, voglio dire, potrei dire, ingegneristica, di grande inventiva intorno alla poesia. Cioè, il poeta si è sempre inventato dei modi per fare economia della propria poesia. Quindi dal libro, io però, ecco, quello che siccome si parlava di pubblico, direi che quello che hanno significato gli eventi dal vivo, gli eventi pubblici di poesia, sono quasi più importanti e più significativi nel discorso che riguarda l'economia dell'editoria stessa. Cioè la poca, media o alta circolazione anche di denaro che è passata attraverso i festival, le grandi manifestazioni pubbliche, se ne potrebbe scrivere proprio una storia, e se ne è scritta in parte. Penso soltanto a Roma, a quello che ha significato il Festival Roma Poesia negli anni, cioè che ha portato, ecco, attraverso la poesia poi si potevano, non dimentichiamo gli sponsor, cioè le figure che hanno poi anche sostenuto, e quelle sono piccoli, medi o grandi sponsor, ma quello che portava in termini proprio da fuori, organizzare un festival di poesia dove la poesia stessa da sola non avrebbe retto, non si sarebbe sostenuta, attraverso l'ingresso e l'arrivo di altre figure da varie parti del mondo, con altre culture, ecco, come si diceva prima, quindi anche con un'altra idea, perché noi abbiamo un'idea italiana, abbiamo un'esperienza italiana dell'economia della poesia, ma l'esperienza che abbiamo, sto chiudendo questa breve parentesi, l'esperienza che invece ci hanno portato, come si faceva riferimento prima, da altri paesi, da altre culture, quindi altre mentalità, ad altri modi di intendere la poesia, hanno aiutato e arricchito moltissimo anche noi. Quindi, io mi ricordo, insomma, che era quasi offensivo invitare un poeta, non so, dalla Francia, senza pagarlo, Sì, senza sì, sì. pagargli, senza pensare che il suo libro avesse un valore sul mercato, qualsiasi esso fosse questo mercato, qualsiasi entità avesse questo mercato, piccolo, medio, grande. Non è una questione di media grandezza, no? Ma una questione appunto di credibilità, cioè di credere che la poesia deve avere un suo significato culturale, sociale, politico ed economico.
L'importanza di Lidia Riviello, che non ha detto apertamente quello che è la sua figura all'interno del fare poesia a Roma, perché è figlia di due poeti, di Vito Riviello e di Daniela Rampi. E ovviamente ha vissuto e cresciuta in un ambiente di cui ha visto tutte le qualità e tutte le difficoltà, ovviamente. E soprattutto ha vissuto all'interno di una situazione particolarmente favorevole, una congiuntura storica del tutto unica, perché si era creata una sorta di comunità tra personalità di diverse arti, artisti, attori di diverse espressioni, che collaboravano intensamente ad una sola finalità, quella di esprimersi, quella di fare in modo di potersi esprimere. E quindi si è creato una sorta di comunità involontaria, se volete, ma era estremamente forte. Io, tra l'altro, ci ho partecipato e almeno, innanzitutto, c'è un fatto molto semplice. All'inizio, quando è salita, era un po' freddo. Quando ha cominciato a parlare, io ho cominciato anche a commuovermi, perché io ce l'ho ben presente Vito Riviello. Vito Riviello è stato un poeta di grande importanza, a prescindere perfino da quello che scriveva come figura e come tipo di poesia. E la Rossi Espera, che io dirigevo, ovviamente si è dedicata a lui per le qualità. E poi in che cosa consisteva questa comunità? Consisteva prevalentemente del fatto che gli scrittori scrivevano gli saggi, i testi introduttivi dei cataloghi d'arte. Esatto. Vito Riviello, Mario Lunetta erano due figure, di grande presenza, per esempio all'interno della casa editrice Carte Segrete, di cui anch'io facevo parte, perché pubblicavano i cataloghi di tutti. Che cosa succedeva immediatamente dopo? Che gli artisti davano le loro opere e in mezzo c'eravamo noi che prendevamo queste opere e le vendevamo per sostenere le pubblicazioni. Quindi era un momento. Accanto a questo poi c'erano le riunioni, poi c'erano le riunioni a casa. Vito Riviello era a casa Frascati quando Lidia era bambina e poi è venuta a Roma. Daniela Rampi era sempre con noi. E ovviamente questa era una costruzione di rapporti che oggi è difficile costruire. È vero. Oggi è difficile. Per quanto riguarda la FUSE, io ne sento anche la responsabilità, è difficile rimettere in piedi una consuetudine di questo genere, perché a noi con gli scrittori è più facile, con gli artisti è più difficile. Non ci siamo riusciti. Forse in qualche modo riprenderemo questa cosa. Senza dimenticare che cosa faceva Pagliarani, perché Pagliarani aveva messo su una, dico un episodio, ne ha fatte tante Pagliarani, ne ha fatte tante, ne dico una sola, dico la scuola che aveva messo in piedi, la scuola che aveva messo in piedi, la cui curiosità maggiore era che il riconoscimento che emblematico e simbolico, il riconoscimento della poesia che in quella sera che veniva letta, che veniva ritenuta da lui la migliore espressione, veniva premiata con un bicchiere di vino. E quindi era un momento del tutto particolare, dove c'era un momento. Poi c'erano figure di grande rilievo come persone. Oggi è più difficile trovarle. Non so perché, forse sono io che sono disattento, però è difficile trovarle. C'erano figure di grande personalità. C'erano poi alcuni artisti, ne dico uno giusto per ricordarlo, Attardi,
che ha sostenuto sempre, poi c'era Massimo Riposati, insomma, non voglio fare l'elenco dei nomi. Una cosa però la voglio dire, Vito Riviello va ricordato, e la FUIS nel momento in cui la famiglia, perché questi ricordi non si possono fare senza il consenso della famiglia, la FUIS è a disposizione per ricordare Vito Riviello, per quello che può fare. E c'è anche Pagliarani che deve essere ricordato, perché mi pare che il 22 è il decennale. E quindi e ti ricordo, ringrazio perché questa cosa ancora non me l'ha detta nessuno, grazie. E quindi in qualche modo la FUIS è a vostra disposizione, dillo a tutta la famiglia che noi siamo a disposizione per fare un momento. Io tra l'altro posso mettere in gioco alcuni libri che ho conservato di Vito Riviello. Uno di questi libri è Tabarenko. E tra l'altro ci sono alcuni testi che sono rimasti storici. Vito Riviello ha, potrei parlare anche di Pagliarano allo stesso modo, però adesso c'è Lidia che tra poco se ne va, a Sud del Sud. È una delle poesie bellissimo. Storiche che, su cui si sono costruiti tutta una serie di espressioni a catena di vario genere. E ogni volta che sento parlare del suddissimo è sicuramente un'espressione che viene da lì. Grazie. Da Lidia Riviello, grazie. Che la porta appresso involontariamente. Grazie. Proseguire, grazie. Ciao. Allora, ci ha fatto fare un ricordo notevole, sia per quanto riguarda l'importanza di mettere insieme cose che possono in qualche modo essere riprese come proposta di oggi. Va bene. Io adesso vedo che si sono, non so se Elisa Levoglio anche lei fretta oppure... Un po' sì. Allora io darei la parola a Elisa D'Avoglio e poi mi collegherei a Elena Zuccaccia e a Carlo Sperduti. Quindi ora chiamo Elisa D'Avoglio e poi darò la parola a Elena Zuccaccia e a Carlo Sperduti. Grazie Elisa. Grazie intanto a voi, grazie di questo invito. Ringrazio anche Lidia che mi ha preceduto perché ha toccato diversi punti che in qualche modo coinvolgono direttamente quello che anch'io vorrei esprimere. Partirò, diciamo, a parlare di economia e poesia parlando da un punto di vista, possiamo dire, autobiografico, perché ovviamente io, a differenza di Lidia, vengo da una realtà di provincia, vengo da una realtà che non era così acculturata e così avvezza al mondo della poesia. Quindi, diciamo, da totale neofita, forse posso anche parlarne con un certo disincanto, no? E cosa posso dire? Posso dire che la prima casa editrice che mi propose di pubblicare dei testi tanti e tanti tanti anni fa, mi ricordo mi mandò un contratto. Mi mandò un contratto dicendo due o tre righe, i suoi testi sono bellissimi, avrò mandato due o tre poesie così, delle cose proprio giovanilistiche senza alcun valore. Però mi colpì il fatto che mi arrivò un bollettino e quello che dovevo pagare. La cosa che mi colpì è che mi sembrò naturale. Cioè, quando io arrivai a Roma, io pensavo che tutti i poeti dovessero pagare per pubblicare. Poi, fortunatamente, proprio Lidia, che è stata, diciamo, il mio vate in questo senso, perché ci siamo conosciute a un premio a penne, e a un premio di poesia, quando io venni ad abitare a Roma, lei mi disse, ma no, aspetta, che stai facendo, no? Poi, immagino, case editrici decisamente pessime, no? E lei mi disse, ma no, tu non devi pagare per pubblicare. E allora la mia domanda fu,
come si fa allora a sostenersi? Cioè, chi li compra questi benedetti libri? E lì è iniziato il mio percorso di autrice che non ha mai pagato, che però ha avvertito due cose fondamentalmente. Il fatto che questa poesia fosse profondamente distante da un pubblico vasto. Cioè, ok, non hai pagato la tua pubblicazione, però ad ascoltare la tua lettura possono venire degli amici e i poeti stessi, e casomai l'editore, ma non c'è nessun altro. Quindi il pubblico della poesia era profondamente, veramente rarefatto. Dall'altra parte mi sono accorta di un paradosso invece, di quanti scrivono poesia, che è una cosa incredibile. Cioè, probabilmente ci sono più poeti di chi gioca a calcetto. E me ne rendo conto, perché parlando magari andando dal dottore o andando dall'architetto che ti viene a fare delle cose a casa, dice: ah, tu scrivi? Vedo che hai tanti libri. Anch'io ho scritto. Anch'io il mio libro di poesia. Quindi c'è una sorta, ci sono diversi piani, perché in Italia c'è, secondo me, una poesia di nicchia, che è quella, credo, a cui faccio riferimento io e a cui fa riferimento Lidia, a cui fanno riferimento probabilmente i 99 poeti del testo, del brillante testo di Laura Pugno sulla mappa della poesia contemporanea italiana. Sono poeti che, credo, non hanno gran pubblico, non hanno gran mercato, però comunque riescono in qualche modo a entrare in quella che è l'aura della critica. Cioè, se ne parla nell'università, se ne parla dei convegni, e afferiscono quindi a questo lato, diciamo così, possiamo dire più accademico. E questa è l'accademia, che però è completamente svincolata dal pubblico reale. Non c'è alcun collante che possa unire le due cose, e qui interpellerei direttamente gli editori e i critici per chiedere se qualcosa si può fare, perché io ho visto in questo molta rassegnazione da parte dei miei colleghi, come dire: ah, quante persone sono venute alla tua lettura? 10, 15, 20, un successo clamoroso. Quando invece magari la casalinga di Voghera, che ha scritto il suo libro di poesie, se l'è autopubblicato, oppure ha vinto il premio del comune del paese, riesce a riempire una piazza. Quindi è curioso questo aspetto di, secondo me, su cui riflettere, che c'è questa poesia sempre più elitaria e considerata difficile, secondo me, a torto. Cioè, io non credo che i testi che scrivo io o che scrivano i miei colleghi sono testi impossibili a leggersi più. Bisogna anche, secondo me, uscire da questa distorsione. Non lo credo. Io credo che potrebbero apprezzare se gli arrivassero. E appunto, dall'altra parte c'è invece questo grande, grande pubblico che non riusciamo in qualche modo a coinvolgere e a ragganciare e a raggiungere. E di questo ovviamente subentra direttamente l'economia, perché ovviamente un libro di poesia già ha un costo che difficilmente viene così messo in pari con le vendite. Cioè, già siamo lì, veramente devi essere tu che devi andare con la tua valigetta a vendere. Io, per vendere il mio ultimo libro, e ne avrò vendute pochissime di copie, ma ho fatto di tutto. Cioè, ho chiamato la cugina di secondo grado dicendo: guarda, fai un regalo bellissimo, perché era uscito prima di Natale. Quindi dire: ma per Natale, oppure un flirt, ma comprati questo libro bellissimo, no? Cioè, quindi questa propria autopromozione, diciamo, no? Per riuscire a arrivare a un livello minimo di vendite. Però devo dire che a lungo andare diventa sterile e diventa anche abbastanza stagnante, e una sensazione anche ansiogena e dolorosa.
perché alla fine tu hai creduto molto in un testo e se del testo ne parlano solamente in una breve recensione, non hai la possibilità di confrontarti veramente con una fetta di pubblico che possa dirti realmente le cose come stanno, perché si è persa la schiettezza. Parlo del mio ambito di poesia, dove c'è magari dall'altra parte, no? Dove si dice che bello, hai parlato di tuo figlio in una maniera meravigliosa, perché mi hai suscitato dei sentimenti. Qui nella poesia, diciamo così, nostra, no? Parlo questa definita poesia sperimentale, insomma, come la vogliamo definire, si tende sempre a fare questo distinguo, no? Quindi non deve essere una poesia dell'io, non deve creare, se uno dice oddio ho letto la tua poesia, mi ha emozionato, già fa schifo, quindi non va bene, devono essere perfettamente o asettico, insomma in tutti i vari filoni in cui comunque sta, e devo dire anche troppe gabbie. Sì, anche la stessa poesia lirica di un certo livello che comunque trova spazio nelle aule universitarie, che viene, che ha i suoi critici di riferimento, tanti convegni sono stati fatti proprio anche per confrontare anche le varie scritture, quindi scritture per di avanguardia, scritture performative, scritture sperimentali, però tutto questo gran gioco è rimasto lontano da quello che era sia la vera economia, quindi anche farci soldi in qualche modo per sostenerla, e sia dal pubblico, cosa che non accade nell'arte contemporanea. E io faccio questo confronto perché ho lavorato come curatrice in una galleria di arte contemporanea ormai diversi anni fa, che era una galleria che si occupava di giovani artisti, che usavano anche le parole però, anzi questa casa editrice si occupava soprattutto di videoarte. Quindi immagini, ma anche parole. E quando ho visto qualcosa di questi artisti, tra l'altro erano giovanissimi perché la galleria prendeva solamente under 30, io dicevo, ma queste cose le potrebbe fare un poeta, dov'è la distinzione? Non la capivo nemmeno, perché in realtà il testo c'era. Cioè questi artisti esprimevano un testo. Allora mi chiedevo, come mai qua arrivano i collezionisti e si comprano un DVD a 5.000 euro? E rimane lì, cioè puro collezionista, no? E di fatto invece nell'ambito della poesia non vi sia alcun, come se già debba giocare in qualche modo in perdita, no? Quindi prima ancora che tu debba uscire, tu sai già che sarà una strada faticosa. Quindi devi iniziare a programmare la tua presentazione, devi iniziare a programmare la tua promozione, se c'è una fiera dove andare. Però tutto questo non è sostenuto minimamente da altro che non sia l'autore stesso e, quando siamo fortunati, da una casa editrice che accolga favorevolmente il tuo lavoro, perché non tutte sempre meno, anche perché non tutte le case editrici accolgono i libri nello stesso modo, cioè li pubblicano, ma magari puntano più su qualcuno che magari è più conosciuto, che magari ha una nicchia un pochino più vasta. Gli altri autori si trovano in netta difficoltà. E se devo pensare a una figura che adesso mi viene in mente, che avrebbe, ecco, assolutamente cercato di promuovere e portare avanti anche un confronto fra artisti e poeti, questo era Simone Carella. Cioè l'unica persona che io abbia conosciuto così capace anche di spendere del suo, cioè di investire del suo per far sì che un evento potesse avvenire. C'è stata Poetitaly, ma sono stati eventi che lui ha voluto fortemente e mettendoci del suo. Quindi io, quando parlo di futuro possibile, io parlo di un sostentamento che non sia più solamente la pubblicazione. Secondo me non ha più senso pubblicare per pubblicare, perché lo possiamo fare tutti da soli. Cioè ormai un ebook anche gratuitamente te lo puoi stampare da solo. Certo, ti manca magari l'egida di quella casa editrice che ti garantisce di appartenere a un certo gruppo. Questo sì,
cioè sei un bravo, generalmente gli ultimi buoni, bravi autori sono usciti tutti per Aragno, no? Aragno ha fatto una scelta, diciamo, una cernita, trovando degli autori che probabilmente negli ultimi 10 anni sono stati più rappresentativi. Però secondo me non basta questo, cioè non basta semplicemente chiudere questo argine attorno ad un luogo circoscritto. Quindi vorrei che i poeti contemporanei del libro di Laura Pugno potessero avanzare verso un pubblico il più possibile reale. Però come fare questo? Credo che sia un problema politico. Credo che sia un problema politico, perché dovrebbero esserci degli investimenti. Poi anche lì ovviamente c'è il rischio di dire si investe su uno, non si investe sull'altro, si investe, non si investe su un certo filone di poesia che non ci piace. Io credo che dovrebbe essere da una parte più sgombro l'ambito in cui ci muoviamo noi stessi autori, cioè essere più aperti e leggere di più. Leggere di più vuol dire leggere anche libri che noi potremmo definire la famosa frase da sottobosco, perché non è vero, non tutto il sottobosco è sottobosco. Cioè, e il fatto che ci siano così tante persone che scrivano vuol dire qualcosa di buono, c'è. Ora non voglio dire che tutto ciò che viene, perché viene pubblicata una marea di poesie in Italia ed è piena, come diceva Lidia, ogni famiglia ha il suo autore. E molto spesso succede che è un architetto ambiente che si paga chiaramente tutto, si paga le sue copie, va da una casa editrice, di quella appunto che ti fanno firmare il contratto preliminare, e poi paghi e poi lo pubblichi. Però non è detto che fra tutto questo mare, che in genere noi guardiamo con un po' di così sufficienza, non vi sia qualcosa che valga la pena leggere e interiorizzare in qualche modo e portare verso di noi. Perché, ripeto, sono due piani paradossalmente, cioè sono... Sì, è vero. Distanti. Uno troppo accademico. Uno troppo accademico, assolutamente. E l'altro l'ha lasciato privo d'ascolto. Esatto. Esatto. Quindi io quello che sentirei di proporre è un, poi magari lo scriverò meglio di come lo sto dicendo adesso, perché ora sto andando a braccio, però secondo me dovrebbe esserci una maggiore partecipazione, una maggiore connessione fra quelli che sono gli editori, quello che è il pubblico, e quindi autori, pubblico e critica che abbiano una mentalità più aperta, e però dall'altra parte ci debba essere anche un sostegno economico da una parte politica, cioè alla sì. poesia devono arrivare i soldi, come sì. arrivano alle in librerie altri... adesso. Esatto. Alle librerie. Esatto. Qualcosa dovrebbe ripetere. No, anche per ampliare questa distribuzione, perché ripeto, secondo me non è vero che questa poesia tra virgolette elevata, questa che sta nelle aule universitarie, non può non arrivare a chiunque, perché mi è capitato di leggere dei testi di autori miei contemporanei che sono definiti d'avanguardia, un po' difficili, un po' meno così... Il fatto è che se tu non li trovi sullo scaffale di una libreria, e se tu non sei spinto comunque ad andare in libreria, certo non lo vedrai mai questo testo. Sì. Certo, il problema è certo. farli arrivare negli scaffali, ma negli scaffali delle librerie non si trovano neanche i classici contemporanei. Tra un po' non si trovano nemmeno più i classici. Tu vai a vedere, sì. Proprio forse trovi adesso perché il centrale di Pasolini, trovi Pasolini, sì, ma poi certo. se vai a vedere è molto difficile, lo devi ordinare, anche per... Alfredo Giuliani non si trova più, per dire. Pagliarani non lo so, ma probabilmente devi andarla a ordinare, oppure ce n'è una copia sola.
Quindi i libri delle persone, degli autori più giovani, vengono nello scaffale, provano l'idea. Non ci stanno. E il settore poesia nello scaffale è una cosa microscopica. Certo, ed è un paradosso perché in Italia si scrive tantissima poesia, sì. Ci sono tantissimi premi di poesia misconosciuti che vivono realtà locali, però probabilmente loro sono comprati perché magari l'architetto che ha affittato la sala per leggere il suo libro e ha portato 100 persone fra amici, sì, vari, sì, eccetera, eccetera, lui riesce tranquillamente, certo, a venderlo, perché si muove su un sentore reale. Più reale, più realistico, oppure ha un potente ufficio stampa, anche oppure, questo sì, c'è da dire, certo, cioè mette certo, magari del suo per pagarsi un ufficio stampa che poi gli fa avere la sala enorme, il teatro. Io in questo, nel mio futuro possibile che cerco di così immaginare, penserei a un rapporto di anche fra case editrici che magari possono guardarsi un po' in cagnesco, vedrei una sorta di collante, sì, e di aiuto. Sì. Cioè farei una sorta di lega, diciamo. Sì, certo. Ci uniamo per un manifesto. Vogliamo portare avanti la poesia, che sia lirica, che sia di avanguardia, che sia performativa. Chiaramente non tu, cioè ci sono gusti che devono essere... giustamente si deve aderire ad un gusto, no? Però dall'altra parte secondo me ci deve essere anche la necessità di capire che questa poesia deve essere trasmessa, non si può puntare solo su un cavallo, diciamo, certo, così, ma puntare su più di uno. E con un aiuto tra le varie case editrici, cioè vedrai proprio una condivisione anche di luoghi, ovviamente parlo di piccola, media editoria, e vedere se unendosi si può arrivare a fare anche una sorta di toc toc, di richiesta maggiore alla politica, e per vedere anche come si può migliorare la trama della distribuzione. Certo. Credo che questo sia l'unico suggerimento che posso dare, ovviamente, ovviamente dico che non si deve pagare per pubblicare, ma nemmeno si deve pagare per vendersi dopo. Ecco, quindi la valigia è bene, ce la portiamo lo stesso, però è bene trovare anche altri luoghi, ripeto, altri luoghi di condivisione e di rete. Grazie Lisa, grazie a voi, grazie a voi. Ti ringrazio tanto, aspetto l'intervento scritto. Certamente. Per il prossimo numero di giugno. Perfetto. Elisa, Elisa ha una qualità che va in un certo senso ricordata, perché molti, ma molti anni fa è stata, credo che sia proprio la prima, autrice, autore, che ha pubblicato un libro con ambientazione calcio. E credo che sia il primo libro nella produzione della letteratura italiana di questo genere. Va tenuto conto che dopo quel libro c'è stato in un certo senso una grande attenzione verso questo tipo di letteratura, mentre invece successivamente, a sorpresa, è venuto fuori che ci sono alcuni settori che hanno messo in piedi, anche universitari, che hanno messo in piedi letteratura e sport, dove il calcio ha un ruolo abbastanza importante. E quindi gli va riconosciuto di essere una antesignana di questo tipo di produzione. C'è una rivista, per esempio, Trame, che è stata completamente dedicata appunto a questo settore, letteratura e sport, ovviamente letteratura e più sport. Ma mi ricordo anche che il Forum Austriaco a Roma fece sulla suggestione di un grosso convegno che aveva avuto successo a Vienna, lo fece qui a Roma. A Roma ebbe poco esito perché la letteratura e lo sport si sembra che sia difficile coniugarlo. In questo momento invece sta andando meglio, e tant'è vero che noi veniamo sollecitati a fare una serie di incontri proprio su questo argomento. Quindi ti chiameremo. Assolutamente, parteciperà. Poi ci sono anche sportivi che sono scrittori. Anche sì, sì, sì. E quindi vedremo come
come poter fare. Certamente. Va bene. Grazie. Prego, grazie. Prego. Grazie a te. Adesso abbiamo gli interventi di Carlo Sperduti ed Elena Zuccaccia, che ci parleranno del mercato librario sostenibile e del problema della distribuzione. Elena Zuccaccia è una poetessa ed ha una casa editrice e Carlo Sperduti è un libraio. Grazie. Buonasera, grazie a voi intanto per l'invito a Maria Concetta Petrollo e a Marco Giovenale che ha fatto da sponda e da cui nasce in realtà questa cosa. E diciamo che la mia presenza qui e la presenza di Elena nasce da una mia conversazione con Marco Giovenale di qualche settimana fa via mail, in cui si sono affrontati alcuni discorsi, alcuni punti dolenti della filiera del libro, in particolare quello del rapporto tra gli editori e la distribuzione fondamentalmente. E siamo arrivati alla conclusione da cui partirò e su cui poi Elena approfondirà alcune questioni, che allo stato attuale in poesia così come in prosa, io per esempio attualmente mi sto occupando anche insieme a Elena di prose brevissime, di microfinzioni, c'è un po' una indistinguibilità del prodotto medio sia nel mainstream che tra le case editrici indipendenti, e questo in realtà fa capo a una situazione fondamentalmente economica di distribuzione che crea di fatto questa situazione. Voglio dire che ci troviamo di fronte a una situazione abbastanza evidente ormai di sostanziale duopolio distributivo di messaggerie e di ali fondamentalmente, e le alternative sono molto più piccole e molto meno utili, che però hanno delle logiche, diciamo, a tutti gli effetti utili forse per le case editrici di media grandezza e poi per quelle molto più grandi, ma molto discutibili per gli editori più piccoli. Parlo fondamentalmente di soldi, perché ci troviamo di fronte a una situazione in cui il 60% del prezzo di copertina, insomma, o forse anche un po' di più in alcuni casi, l'editore è costretto a cederlo alla distribuzione, che di solito, tra l'altro, impone delle clausole di esclusiva di distribuzione. E quindi è chiaro che di fronte a una situazione del genere anche la casa editrice indipendente, che vorrebbe puntare su prodotti non mainstream e quindi non allineati a quei tre o quattro modelli sia di poesia che di prosa che ormai invadono di fatto le librerie, si parlava prima di presenza scaffale, appunto perché si tratta di invadere fisicamente gli scaffali con prodotti più o meno omologati, il piccolo editore si trova per forza di cose di fronte a una scelta obbligata, che quindi è una scelta, e cioè di rischiare il meno possibile, cioè di ridurre a zero o comunque allo 0,5% il rischio di impresa, omologandosi a sua volta a quello che è il modello del mainstream. E per questo appunto molte case editrici indipendenti, anche se hanno una vocazione, diciamo, non mainstream, che può essere più o meno sperimentale, più o meno laterale, sono costrette ad operare scelte per il 90% almeno del catalogo che vanno da tutt'altra parte. Una soluzione, ed è questa la natura del mio intervento, e cioè quella di immedesimarmi in un piccolo editore che comincia da zero fondamentalmente e poi fa alcuni step successivi, una soluzione quando si tratta di un catalogo ancora bene o male gestibile di pochi titoli, mi sto medesimando in un editore che fa tra i 5 e i 10 titoli l'anno e per i primi anni di produzione, la soluzione è semplicemente che fino a un certo punto, fino a una certa mole di catalogo, non serve la distribuzione. Ovvero, ci si può tranquillamente complicare l'amministrazione della casa editrice, così come io da libraio mi complico l'amministrazione della libreria, creando una rete autonoma di rapporti diretti tra editore e libraio. Questo ci permette di sfrondare da quel 60% di cui parlavamo,
un buon 30%, il che vuol dire che io ho questo 30% di elasticità che posso ridistribuire tra libraio e editore, di solito un po' più all'editore e un po' meno al libraio, ma comunque il libraio ci guadagna in più un 10% e l'editore il 20%, e in quel 20% posso io, editore, inserire scelte che siano realmente scelte e non imposizioni del sistema distributivo. È ovvio che a un certo punto, quando io avrò formato una rete di 100, 150, 200 librerie indipendenti sul territorio italiano, comincerà ad essere un po' complicato gestire la cosa a livello amministrativo, nonostante a quel punto io comunque avrò un guadagno maggiore sul singolo libro e quindi sulla totalità del mio fatturato, e di conseguenza potrò sponsorizzare, nel vero senso della parola, autori e autrici meno allineati e meno allineate rispetto a prima, si porrà il problema che non riesco più a gestire amministrativamente tutta questa roba, insomma, perché a un certo punto diventa, per una casa editrice la cui redazione è formata magari da 3, 4, 5 persone, diventa un impegno un po' troppo gravoso. E in questa direzione, cioè nella direzione di fornire delle soluzioni, cioè delle interfacce fondamentalmente più funzionali tra libraio e casa editrice, si sono fatti vari tentativi, soprattutto da quando è venuta fuori la brutta questione della pandemia, e cioè trovandoci di fronte a una situazione del tutto insolita, del tutto inaspettata, si sono create delle forme di mutuo appoggio tra librai ed editori che si sono tramutate poi in alcune piattaforme, alcune delle quali non hanno ben funzionato, ma attualmente ce n'è una che io non so se esisterà ancora fra 2, 3, 5 o 10 anni, ma che comunque rappresenta un buon modello, che si chiama Libro Store, che funge fondamentalmente da aggregatore di contatti proprio fra editori e librai, e funziona parzialmente come semplice logistica, parzialmente come un social attraverso cui proprio i librai e editori vengono in contatto e possono stabilire singolarmente le condizioni commerciali e con cui vogliono lavorare, e aggregano ordini, il che vuol dire che io libraio non ho nessun costo aggiuntivo e l'editore, e su questo poi magari Elena farà una panoramica più dettagliata, l'editore ha, non dico che azzera, ma riduce drasticamente i costi di spedizione, perché il libraio fa un ordine cumulativo magari di 20, 25, 30 editori, e il prezzo la spesa di quella spedizione viene ripartita equamente fra gli editori. Quindi laddove un editore si trova magari a volte a non fare una spedizione perché la libreria chiede 2 copie di un libro e fondamentalmente ci rimette, lì si trova nella condizione di far circolare più facilmente i libri, e il libraio a sua volta si trova nella condizione di essere più invogliato, perché l'interfaccia è strutturata anche come una piccola promozione delle novità librarie, si trova più invogliato a fare questo passo. Ora, è ovvio però che rimane l'ultimo problema, che è quello di grossa struttura, cioè laddove l'editore, questo fantomatico editore di cui stiamo parlando, ha bisogno di una distribuzione reale, perché quello di cui sto parlando è una distribuzione casereccia e la prima, e semplice logistica la seconda. Allora io potrei arrivare ad aver bisogno di avere in effetti una distribuzione capillare, però sostenibile, ovvero, cioè, non devo essere costretto a una distribuzione nazionale a cominciare a fare alcune scelte che mi riportano nel sistema da cui siamo partiti. E qui viene la parte dell'utopia, del titolo del nostro incontro. E cioè, una soluzione sarebbe questa, che a mio parere è irrealizzabile per semplici questioni di espansionismo becero della distribuzione di qui sopra. E cioè, sarebbe utile, per esempio, eliminare la questione dell'esclusiva col distributore. In quel modo l'editore potrebbe decidere di gestire una parte della distribuzione con quel sistema e l'altra parte con i sistemi che abbiamo detto finora. Questo è molto difficile che accada. Potrebbe accadere però un'altra cosa, ovvero, qua mi ricollego anche al discorso un po' che faceva Elisa D'Avoglio, ci potrebbe essere un aggregatore ulteriore, che non è politico ma appunto distributivo, che crea non qualcosa che sostituisce
questo attuale duopolio distributivo, perché non è una questione di sostituirlo, ma che crea un'alternativa, e creando un'alternativa parallela e nazionale si crea un'alternativa anche qualitativa e di scelte, e lì si può cominciare a parlare realmente di bibliodiversità, termine tanto sbandierato quanto inesistente nella pratica, in modo che io posso distribuire realmente prodotti non mainstream, però a livello di capillarità del mainstream. Ora, questa cosa si fa semplicemente, come diceva Elisa Lavoglio, mettendosi insieme, cioè avendo una sorta di coscienza di classe tra librai, editori, scrittori, poeti e quant'altro, e mettendo su una distribuzione vera e propria. Io non ho la risposta su chi potrebbe farlo, però un'ipotesi ce l'ho. Attualmente ADEI, che è l'associazione degli editori italiani, ha 175 aderenti, se non ho contato male ieri pomeriggio, e cioè ci sono 175 editori indipendenti, dal più piccolo al medio, che fanno parte di questa associazione. Allora, quello potrebbe essere un punto di partenza, e cioè perché ADEI non pensa di creare una distribuzione parallela? Punto di domanda. Concludo con le note più dolenti, e a parte questa utopia di distribuzione parallela, e cioè che a parte il fatto dell'autopercezione, cioè che alcuni sia autori che editori non si autopercepiscono come all'interno di un sistema, ma si autopercepiscono come alternativi al sistema, ma in realtà poi fanno delle scelte che di fatto confermano il contrario. C'è una sorta di, si è creata una sorta di diffidenza generalizzata tra le varie parti della filiera, per cui l'autore tende a non fidarsi dell'editore, l'editore non si fida del libraio, e il libraio non si fida del distributore, eccetera, eccetera. Per cui si creano continuamente degli intoppi che sono dati fondamentalmente da due cose. Uno, da un'effettiva non volontà dalle varie parti di lavorare in maniera costantemente precisa e onesta, e lo dico da libraio, cioè ci sono tanti miei colleghi che fanno fatica, e uso un eufemismo, a rendicontare, pagare regolarmente gli editori, creando così un intoppo nella filiera, ed è chiaro che la reazione poi è a catena su tutte le altre parti. E dicevo, di conseguenza si è creata un fraintendimento, per cui le varie parti della filiera purtroppo non si percepiscono tra di loro come alleati, ma come avversari. E io penso che questo sia il primo nodo da sciogliere prima di pensare a tutto il resto di cui ho parlato finora, e cioè finché l'autore considera l'editore come l'avversario, l'editore considera il libraio come avversario, eccetera, eccetera, fino ai piani più alti della gerarchia, a mio parere non si va da nessuna parte. Quindi niente, io ho esposto, ecco, nel minor tempo possibile una mia visione di quello che potrebbe essere una via per finalmente vedere sugli scaffali dei prodotti non allineati, e passo su questioni più specifiche e tecniche la palla a Elena. Grazie. Beh, vabbè, appunto io sono d'accordo su tutto, anche perché appunto la nostra stessa presenza qui deriva, come già diceva Carlo, da alcune nostre, insomma, chiacchiere sull'argomento. Quindi sicuramente il problema economico del settore è un problema di distribuzione, e sicuramente colpisce tutto il settore, non solo la poesia, ma è chiaramente un problema che colpisce di più la poesia, perché se le vendite della poesia corrispondono negli anni in cui va bene all'1% del mercato editoriale, è chiaro che la poesia sta proprio fuori da questo mercato. È inutile parlare, è una percentuale talmente piccola che la poesia sta proprio fuori. E ne sta fuori perché non può permettersela quella distribuzione lì, quella distribuzione che risponde alle logiche che mostrava Carlo prima. Ancora meno di quanto se la possa permettere un piccolo editore indipendente che si occupa invece di narrativa, appunto. Sicuramente la poesia sta meglio di così, perché probabilmente questo è il quadro che riguarda la poesia nelle librerie. Poi la poesia sta anche fuori, la poesia è anche oralità, è corpo, è performativa. L'esempio dell'autore con la valigia è vero, e non è neanche un problema, secondo me, non è una cosa negativa.
in realtà, e probabilmente ci sarà sempre, ed è giusto, perché diciamo anche il narratore porta se stesso, il proprio corpo, insomma, nelle sue cose, però nella poesia forse questa cosa è ancora più viva. Quindi sicuramente c'è anche questo lato parallelo di vitalità della poesia che sfugge poi a quelle statistiche che ci parlano dell'1% e ci fa pensare che sia peggio di come sta, ma sicuramente nelle librerie non c'è, non è a scaffale. E il problema del pubblico della poesia è legato a questo. La maggior parte di chi legge poesia sono i poeti quando leggono, perché poi non è scontato che leggano. Ma è per questo, è perché la poesia non sta a scaffale, quindi, come si diceva prima, se la devo ordinare si presuppone che io la debba conoscere in qualche modo, e non mi aiutano a conoscerla le pagine culturali, non mi aiuta probabilmente il libraio, perché a sua volta non è un esperto di poesia, perché non l'avrà trovata appunto nei suoi canali distributivi, a meno che non sia un esperto di poesia o un appassionato di poesia per passioni sue. Quindi sicuramente il problema distributivo colpisce, impedisce proprio alla poesia di stare a scaffale, ma proprio per dei numeri, cioè la poesia non può rispondere in modo capillare alla distribuzione. Se pensiamo che anche Einaudi della Collana Bianca tira, quando salvo eccezioni, 2000 copie, di che parliamo? Come possiamo pensare che ci possa essere una distribuzione vera di editori più piccoli che fanno lavori più quasi più artigianali e più... è impossibile, è una cosa impossibile. Non c'è, secondo me, e non c'è neanche nelle forme utopiche di cui tu parli per la poesia, una risposta alla distribuzione. Non, secondo me è impossibile. Mentre appunto... rispetto alla narrativa e a tutte le altre forme, sicuramente la terza via che immagini è sensata. Per questo, secondo me, in realtà LibroStore, in questo caso, adesso noi abbiamo parlato di LibroStore perché è un'esperienza che stiamo adottando entrambi, io appunto come editore, editrice, e Carlo come libraio, è un esempio di piattaforma che in effetti funziona, cioè è proprio l'anello che mancava. È uno, poi ce ne potranno essere altri, come diceva Carlo, non è detta che sarà ancora in piedi, non lo so neanche tra quando, ma è l'anello che permette intanto la visibilità, cioè appunto il libraio non solo non trova facilmente i libri di poesia, ma non sa neanche dove trovarli se, ripeto, non parte da una sua conoscenza. Il LibroStore di fatto è una vetrina, ora sembra che lo stiamo promuovendo, ma in realtà secondo me c'è bisogno di farlo, e ripeto, è casuale che sia proprio questa la piattaforma con questo nome, ma in realtà questo meccanismo per cui io trovo nello stesso posto editori che magari non conosco, e posso ordinarli con un rapporto che sia diretto, che quindi è totalmente svincolato e bypassa totalmente la distribuzione, ma nel frattempo mi ha permesso appunto di arrivare anche banalmente proprio alla conoscenza di quell'editore lì. È fondamentale, e su LibroStore in questo momento, almeno fino a qualche ora fa quando ho guardato, non ci sono editori che fanno poesia o che fanno prettamente solo poesia. E quindi sarei curiosa di vedere che succede in realtà se ci mettiamo tutti lì, perché in realtà credo che qualcosa possa cambiare. Perché poi è un circolo che si autoalimenta e si autoaiuta. Se il libraio la può leggere, la può consigliare e può formare il suo pubblico, perché appunto il pubblico della poesia va tutto formato, ma si forma dagli scaffali. Finché il libro non è a scaffale è impossibile. Quindi io vedo lì una soluzione, in realtà, proprio perché per la poesia parliamo di numeri che stanno nella prima ipotesi che tu dicevi, cioè quella in cui è sufficiente normalmente per un editore di poesia, ripeto, perfino per la Bianca di Einaudi sarebbe sufficiente LibroStore, non parliamo ovviamente solo di numeri di tiratura, chiaramente si parla di difficoltà proprio poi di amministrazione, però insomma i numeri della poesia secondo me lo rendono fattibile. Quindi io sono convinta che questa possa essere una prima, insomma, sarei proprio curiosa di vedere che succede con tutti gli editori di poesia in una piattaforma che, ripeto, può essere quella oppure un'altra, ma che sicuramente crea un ponte con i librai che è assolutamente proprio vicinissimo, ecco. È impossibile prescindere. È come se, cioè, noi speriamo che la poesia sia a scaffale, ma bypassando i librai, cioè noi ci chiediamo, ma perché la poesia non è a scaffale? Però non ci chiediamo in che modo arrivare ai librai, appunto.
non, quindi ecco, questo è un modo e secondo me va sperimentato. Io da editrice, poi legandomi all'ipotesi invece di fare connessione, di fare rete, adesso io mi occupo prettamente di narrativa e di illustrato, ma sto per avviare una collana di poesia che partirà a maggio sotto la guida e la cura di Anna Maria Farabi, e nel farlo sperimenterò questa modalità, che è quella della coedizione con un'altra editrice, che si chiama Altrevie, Raffaella Polverini di Altrevie. E insomma, anche questa secondo me è una. Adesso poi noi saremo comunque due, invece di una piccola, saremo due molto piccole, e quindi sicuramente non è la rete che, no, che risolve, no, non è la dimensione di rete che risolve il problema, però è un passo ed è qualcosa, e comunque è una modalità che mi interessa molto e che secondo me potrebbe essere adottata insomma anche da più editori. Niente. Questo è un po' quello che mi è venuto in mente in base a quello che ci siamo detti tutti quanti oggi. Allora, grazie Elena Zuccaccia, e allora aspettiamo sicuramente tutte le novità e questo work in progress, e aspetto soprattutto un tuo intervento scritto in cui appunto ci racconti non solo quello che ci hai detto oggi, ma quant'altro dovesse accadere. E quindi per il prossimo numero della rivista aspettiamo il tuo testo. E mi piace questa idea della piattaforma. Sì, è una bellissima idea. Oh, adesso vedo che ci sono molte persone collegate, mi si dice 180, e vorrei chiedere a qualcuno se vuole intervenire. Se qualcuno vuole intervenire, c'è anche il sistema di. C'è una signora che vuole intervenire? Prego. Chi è? Ecco. Lorenzo Manno. Ah, sì. Ecco, bene. Prego. L'audio. Eccomi qua. Mi sentite? Sì. Io ho ascoltato con molta attenzione quello che è stato detto, devo dire la verità. Ho fatto anche una piccola osservazione. Credo che questo sia il momento per la poesia. È tempo della poesia. È un momento estremamente vitale. Per quanto concerne le mie pubblicazioni, io non sono per le pubblicazioni fatti da sé. Credo che bisogna assolutamente affiancarsi a delle case editrici che a loro volta hanno delle buone possibilità, anzi lo hanno fatto, devo dire la verità, grosse possibilità di pubblicazione, diciamo così, pubblicizzare attraverso la stampa, sia stampa multimediale che stampa cartacea. Perché se non si fa tutto questo, è ovvio che rimane una poesia e una pubblicazione semplicemente dedicata a noi stessi, punto e basta. Poi un'altra cosa, devo dire la verità, è importante che anche l'autore faccio la sua parte. Abbiamo giustamente in questo momento la possibilità multimediale di poter comunicare. Bene, vi assicuro che la comunicazione in piattaforma della comunicazione attraverso i nostri social o attraverso semplicemente la possibilità di diciamo, far sentire la propria voce, seppur non in una maniera totalizzante, serve moltissimo affinché altre entità, anche sociali, possano sapere che tu esisti. Beh, a me è capitato, perché io vi devo dire la verità, per fare le mie manifestazioni, a parte piccola cosa, non ho pagato. Io ho avuto la pubblicità molto grossa di un teatro offertami dall'amministrazione, la quale ha capito l'importanza in questo momento della poesia. Io non scrivo solo poesia, faccio anche narrativa, e devo essere sincera, ne sono stata grande onorata. Oppure delle associazioni che hanno dietro di sé una buona scia di persone attente e che seguono quello che è il progresso, diciamo così, o il processo culturale. Ecco, questo secondo me è importante, ma non solo. Io devo dire grazie, non perché c'è qui presente il nostro presidente, grazie alla FUIS. La FUIS è veramente una possibilità, un palcoscenico
molto grande di comunicazione, oltre che pregevole. E sentivo questa sera, questo è un non indifferente per la poesia e per la narrativa. Ed è la possibilità che ci dà di farci conoscere a molte più persone, non soltanto nell'ambito nazionale, ma anche internazionale. Io non a caso ho ricevuto delle comunicazioni dall'estero, dalla Francia, per quanto concerne i miei testi. Ho avuto dei contatti da altre case editrici e grazie anche alla FUIS, devo essere sincera. Quindi, secondo me, la FUIS in questo momento, per quanto mi riguarda, e per quanto sta facendo tantissimo, tantissimo. Vi dico anche di più, un'altra parte la stanno facendo e lì bisogna andare di persona. Io sono andata di persona. Si parlava delle librerie. Non a caso io ho avuto delle vetrine completamente con le mie opere pubblicate. Completa la vetrina. Perché? In sintonia si parla di rete, libreria, amministrazione e naturalmente quelle che sono le testate giornalistiche, sia multimediali che non, quindi bisogna avere anche una buona base giornalistica. Noi abbiamo avuto giornate intere in cui le mie o altre opere sono state portate avanti, naturalmente con una pubblicità che è andata in tutta la regione ed è andata anche oltre, vero Mary? Allora, questo è importante, quindi l'autore di per sé innanzitutto deve mettersi in contatto con case editrici che a loro volta nel contratto possano portare avanti quella che è una pubblicazione delle proprie opere, lo deve avere, non può farlo da solo. Io ho visto delle mie carissime amiche che hanno pubblicato da solo, ma lì è finito lì, eh. Cioè hanno fatto il libro, l'hanno distribuito tra i loro parenti, punto e basta. Ciò a me non è successo. Ma proprio perché mi sono affidata a case editrici abbastanza importanti che hanno a loro volta messo in atto quella che è la pubblicità. Dopodiché le amministrazioni di persona, bisogna andare presso le amministrazioni, quindi metterci proprio la persona, andare a parlare con gli assessori e vedere se loro sono interessati all'interno di un calendario di culturale del mese estivo, del mese autunnale, per poter, diciamo così, fare in modo che la poesia possa andare oltre. E ho fatto in modo anche che in alcune librerie ci fossero gli scaffali della poesia, perché l'avevo notato tutto questo. E devo dire la verità, è stato importante questo mio intervento, perché essi stessi non si erano resi conto, perché anche i librai, giustamente, a seconda di quello che vendono, devono esporre. Però essi stessi hanno detto: è vero, manca lo scaffale della poesia. E lì ho detto: sì, in effetti voi avete alcuni classici, ma mancano gli autori contemporanei intesi dagli anni 50 ad oggi. Di oggi poi ne avete pochi perché poi dopo c'è il cambio continuo. Però devo dire la verità, io sono molto contenta dei risultati avuti, mi sono messa veramente in gioco non da moltissimo, per quanto io scriva da 40 anni. Però mi sono messa in gioco soltanto negli ultimi 5-6 anni. E devo dire la verità, sono molto contenta. Anche i concorsi internazionali, non vai a fare i concorsi piccolini, fai i concorsi grossi, i concorsi internazionali, dove comunque la giuria deve essere una giuria, insomma, che ti dà un giudizio anche pesante, un giudizio importante, perché altrimenti non stai. Io vi ringrazio, come sempre. Grazie. Grazie. Grazie, Se c'è qualche altro intervento, ho visto anche una chat piena di riflessioni. Non so se qualcuno vuole ripetere quello che ha scritto in chat a voce. Mauro Barbetti, ad esempio. Non ci sente. mi fai dire? Sì, certo. Ok. No, no, no. Ok. Allora, le cose che abbiamo sentito sono sicuramente estremamente interessanti e ovviamente personalmente io ho una lunga esperienza da questo punto di vista e poi abbiamo fatto anche delle ricerche, delle indagini, eccetera, e ovviamente sappiamo bene qual è il discorso della distribuzione, il discorso delle librerie.
il discorso degli editori. Lo sappiamo, cioè lo conosciamo ovviamente, senza presumere di sapere come funzionano. Va tenuto conto che, come sapete, la forte concentrazione dell'editoria in poche strutture, in pochi gruppi, non favorisce le piccole e medie case editrici. Adei, che è una struttura sicuramente importante, però ha solo 175, pensavo che fossero un poco di più, ma comunque case editrici rispetto alle 8.700 che sono registrate presso le Camere di Commercio italiane e rispetto alle 1.500 che sono operanti con più di un libro in Italia, un libro all'anno in Italia. Ovviamente è un settore in cui l'editoria vive di economia concreta, non solamente di economia, come dire, poetica, platonica, e quindi è un discorso estremamente difficile. Va tenuto conto che per quanto riguarda la distribuzione tutto si combatte non sulla libreria ma sullo scaffale della libreria, perché la conquista dello scaffale della libreria è sotto attenzione delle grandi case editrici. E quindi le grandi case editrici non amano che i propri libri siano sostituiti da quelli di altre case editrici, piccole o grandi o medie che siano. E quindi, tenuto conto che le librerie stesse appartengono in gran parte a piccoli gruppi, e quindi ovviamente la gestione di questi scaffali è direttamente connessa con la grande editoria. Detto questo, ovviamente sono problemi che riguardano anche come viene utilizzato il denaro pubblico quando viene distribuito, per esempio, alle biblioteche per l'acquisto di libri. Come sapete, nell'ultimo anno e mezzo, sono stati distribuiti prima 30 milioni alle biblioteche, poi per l'acquisto di libri e poi successivamente altri 10 milioni. L'ultima indagine che è stata formulata sulla vendita dei libri si registra un calo della vendita di libri. Quindi i 40 milioni che sono stati versati alle biblioteche perché acquistassero i libri, ammesso che siano stati tutti utilizzati, non ha fatto crescere la vendita del libro. Perché? Perché con questi denari, che sicuramente incrementano l'acquisto dei libri, ma viene in un certo senso falsato il mercato, perché non è il singolo lettore che compra il libro, ma è un funzionario della biblioteca che, su suggestione anche del rappresentante delle grandi case editrici, compra i libri. Va tenuto conto che ci sono a volte anche difficoltà per le stesse biblioteche a comprare i libri perché vicino a loro non ci sono le librerie, e quindi è un problema non da poco. Però ovviamente c'è anche il fatto che non c'è il libro medio oggi. Non voglio dire quanto deve tirare, ma la poesia, da questo punto di vista, nel giro degli amici, eccetera, riesce in un certo senso ad essere in qualche modo minimamente distribuita. Con questo, però, la FUIS, che ritiene di aver interpretato al positivo il fenomeno della pandemia con il coronavirus, sviluppando quello che è il digitale, ha promosso una serie di iniziative che sono proprio per far sì che i produttori delle opere dell'ingegno artistico e letterario italiani potessero avere anche una platea che non fosse solo nazionale. E quindi abbiamo cominciato a fare una serie di iniziative rivolte non solamente all'Italia ma anche all'estero. E la FUIS TV, che è stata creata, ha questa funzione. Andate a vederla, vedete, prendetene appunti, diteci come è possibile fare, e questa sera, in omaggio anche
a Cetta Petrollo, vorrei lanciare una proposta. Potremmo fare una collana telematica, invece che sul libro lo facciamo in video, cioè in altri termini potremmo fare in modo che il poeta si presenti in video e possa dire, leggere, interpretare, drammatizzare, recitare, oppure farle recitare, farle drammatizzare, farle interpretare, farle leggere da persona professionalmente più attrezzata, che potrebbero essere anche gli attori, le attrici. Quindi potremmo fare una collana in questo senso. Questo però non può essere inteso e a detrimento di quelli che sono gli operatori economici del settore, a partire dalle librerie, a partire dagli editori. Deve essere fatto in collegamento con loro, che potrebbe essere una vetrina anche per lanciare il libro. Va tenuto conto che coloro che sono appassionati di lettura e di poesia in particolare amano il libro, lo amano perché lo possono leggere e rileggere. È pur vero che si cambia una modalità perché si ascolta, però devo dire, per una manifestazione ascoltare è molto piacevole, e anche perché c'è un modo di stare insieme nella manifestazione. Però il libro, a mio avviso, non è sostituibile, in particolare per la poesia, perché la poesia deve essere in qualche modo ponderata, riflettuta, ripensata, eccetera. Questa è la prima proposta che la FUI si può lanciare. La seconda proposta, a cui accennavo prima, è ripresa da un'esperienza spagnola. In Spagna, e questo vale anche per le librerie, vale anche per gli editori, in Spagna fu creata intorno agli anni 30-40 una sorta di biblioteca Anaya, si chiama così perché adesso attualmente credo che sia arrivata al volume numero 2000. Ed era costruita in questo modo: un gruppo di poeti insieme, si misero insieme e avevano preso, come dire, l'idea di pubblicare dei libri tra di loro, e ognuno comprava uno o due libri, non di più. Se li leggeva, ne faceva anche un discorso critico, e questo ovviamente creava la piccola comunità di poeti, al punto tale che questa piccola comunità si è allargata sempre di più, per cui dopo sono diventati 50, poi sono diventati 100, adesso sono 2000. Perché è una biblioteca di poesia. Ovviamente, che cosa succedeva? Concorrevano sia il libraio, che in un certo senso metteva a disposizione i libri per questa cerchia ristretta di lettori, che erano però lettori tutti, come dire, interessati direttamente, perché poi erano anche gli stessi autori a turno che pubblicavano i loro libri. Quindi c'era un discorso anche di editoria, c'è un discorso anche di editoria. E quindi è andata avanti così bene che sono arrivati al volume 2000. Ovviamente questo, a livello della Spagna, costituisce un retaggio importante librario che riguarda la produzione della poesia spagnola. E quindi è un'idea che potrebbe essere anche messa in campo, che non esclude nessuno di quelli che sono i partecipanti alla filiera del libro, perché c'è coinvolto l'autore, c'è coinvolto il libraio, c'è coinvolto l'editore, e soprattutto viene fuori anche il lettore, che è interessato, perché scambievolmente si fa le cose. Questo, per esempio, io che mi leggo tutti i testi, compreso quello che mi ha dato Cetta ieri, che è un bellissimo testo, io me lo sono già visto, e che ha un'introduzione di Maurizio Cucchi, ed è un testo
che ieri mi è stato consegnato all'interno di un'esposizione dedicata a Salvador Dalì, e questo testo ha anche degli elementi di surrealismo estremamente interessanti. Però, essendo persona colta, è anche un testo che si richiama al minimalismo americano, ed è un testo ovviamente che ha la grande suggestione della grande suggestione di un autore che gli è stato molto vicino, che è Elio Pagliarani, ovviamente. Quindi il problema di leggere i testi è un fatto importante, anche di soddisfazione, e leggerli scambievolmente è ancora più importante, perché ognuno potrebbe fare tre righe di appunti che insieme fanno la critica al libro. E questo potrebbe essere una proposta da portare avanti. Questo è più complicato, perché c'è la necessità di mettere insieme le persone, mentre quella di fare un incontro Fuis TV da poter fare lettura è più facile da realizzare, più difficile che abbia esito, per una ragione molto semplice: perché i poeti pensano che il libro scritto sulla carta, perché possa essere letto in riflessione, possa essere adattato al video. Non è così. Quando prima Lidia Riviello ha nominato la manifestazione a Castel Porziano, quella fu una manifestazione che suggerì una riflessione molto forte all'epoca, che era questa: che dovevano esistere due forme diverse di espressione, la poesia che doveva essere scritta sul libro e rimanere sulla pagina ed essere letta non a voce alta, ma ad essere letta mentalmente anche sul testo, e l'altro tipo di poesia come espressione orale, come forma di presentazione. Gli italiani dovevano, all'epoca si disse, dovevano imparare dagli americani, che erano in grado di fare una poesia performativa. C'era Gregory Corso che con tutto quello che beveva gli riusciva anche meglio. Però... E quindi questa è la poesia detta in video, è diversa dalla poesia scritta, dalla poesia poi letta sul libro. E quindi bisognerebbe cominciare a pensare forme attraenti, perché altrimenti potrebbe essere un'altra delle forme della noia che si esercita in video. Grazie. Va bene, ok. Io non so, Mauro Barbetti mi sembra che volesse dire qualcosa. Salve Mauro. Salve. Mauro Barbetti ha vinto l'anno scorso il premio di poesia Elio Pagliarani, sezioni inediti, e adesso viene pubblicato per la casa editrice Zona. Credo che esca a breve in libreria, vero? Dovrebbe essere già uscito. Ma a prescindere da questo, che è un dato personale, no, volevo entrare nel merito della riunione di stasera, non da un punto di vista economico, perché io sinceramente l'economia me ne intendo praticamente zero, e da un punto di vista educativo, nel senso, io essendo docente mi pongo anche questo problema, che poi è un problema che di riflesso va anche a incidere sul discorso economico o conoscitivo della poesia o divulgativo. E anche qui parto da un'esperienza personale, nel senso che io comunque sono redattore di una piccola casa editrice, che comunque è ben radicata ormai, tant'è vero che anche nell'edito del Pagliarani finiscono testi di questa piccola casa editrice, che, di cui adesso non faccio il nome perché... Perché non lo fa? Scusa. E Arcipelago Itaca. Come si chiama? Arcipelago Itaca. Sì, certo. E, per esempio, l'Arcipelago Itaca è una casa editrice di Osimo, un piccolo centro marchigiano con 35.000 abitanti, un'unica libreria.
culturalmente piuttosto, diciamo, problematico. Allora, io, Arcipelago Itaca, oltre a pubblicare i testi, ha anche all'interno un concorso letterario abbastanza conosciuto in Italia. E io avevo suggerito all'epoca di estendere questo concorso di poesia come giuria anche ai licei osimani. L'editore sinceramente ha avuto qualche perplessità su questo, mentre secondo me è un dato essenziale, cioè passare la cultura, ma anche l'amore per la letteratura, alle nuove generazioni, è un dato fondamentale, cioè secondo me dobbiamo passare per forza attraverso questo. Per cui anche quello che può fare una casa editrice come volano per il territorio, purtroppo forse in questa fase ci si pensa poco, proprio perché la difficoltà di pubblicare, di avere dei ricavi minimi, perché poi sono minimi a quanto so, io sono semplice redattore per cui non mi interesso della parte economica, però ecco, secondo me senza questo non si va molto lontano, solamente questo volevo dire. Va bene. Cioè, se devi chiudere. Sì, allora mi sembra che abbiamo affrontato l'argomento da vari punti di vista, sotto varie angolature. Ringrazio tutti i collegati presenti e tutti quelli che hanno contribuito a rendere ricco questo seminario. E aspetto i vostri testi scritti per il numero di giugno di Rosso Corpo Lingua, termine di consegna fine maggio, e ricordo che in prossimo ottobre ci sarà un convegno riassuntivo e conclusivo al quale parteciperanno tutti gli intervenuti nei tre seminari e anche altre persone che finora non hanno avuto modo di partecipare. Grazie a tutti. Grazie anche da parte della FUIS e arrivederci a ottobre tutti quanti partecipanti. E però la cosa della poesia su FUIS TV la parteciperemo, la cominceremo prima, quindi coloro che abbiano voglia di presentare i loro testi lo possono di poesia, solo di poesia, lo possono fare inviando la loro partecipazione a info@fuis.it. Mi permettete di dire che domani andiamo alla biblioteca della Camera dei Deputati per celebrare la giornata mondiale della poesia, dedicando la poesia alla pace, e poi domenica andiamo al Teatro Tordinona alle 5:30 per presentare una scuola di teatro collegata con l'Actor Studios di New York e per presentare un premio di scritture teatrali che poi saranno realizzate tutte quelle che avranno dignità sufficiente per salire sul palcoscenico sia nel Teatro di Tordinona sia nel Teatro FUIS. Grazie dell'attenzione. Grazie. E a presto. Bene. Grazie, buonasera. Buonasera a tutti. Grazie della vostra partecipazione. Arrivederci. Grazie.